Ciao ragazzi, benvenuti a questa pillola di Power Yoga in cui andremo a imparare una nuova asana. L'asana di oggi sarà il Salabhasana. Salabhasana dovreste ricordarvelo in realtà con un altro nome che è la posizione della locusta. In molte nostre pratiche insieme abbiamo eseguito questa posizione per rinforzare tutta la parte posteriore del nostro corpo, per andare a migliorare anche la mobilità della nostra schiena. Ma prima di andare a vedere la posizione della locusta, vi ricordo del codice sconto che potete utilizzare sul sito di Bgood per acquistare il vostro nuovo completo sportivo che è Yoga 20, quindi mi raccomando. Allora, prima di tutto vi ricordo per eseguire queste mini pillole di Power Yoga di eseguire prima una pratica vera e propria, poi andiamo a rivedere alcune posizioni, quindi non fatelo da freddi, mi raccomando. Per quanto riguarda la posizione della locusta, quindi della Salabhasana, ricordiamo tutti che cos'è. Quindi, da qua. E scendo. Ci sono moltissime versioni, possiamo anche farlo con le dita intrecciate tra di loro, palmi delle mani ben unite e apri. Per poi anche arrivare alla frattura. Come ci arriviamo e da dove ci arriviamo? Tendenzialmente nelle nostre pratiche insieme abbiamo raggiunto quest'asana passando dalla posizione di plancia, chaturanga e poi ci slegiamo completamente per poi fare la preparazione per il canapaccio in su e poi collegavamo il salvasana per poi ritornare a fare bene il canapaccio in su e poi rollare sul collo del piede e prepararci per il canapaccio in giù. Ora, questa posizione va a rinforzare tantissimo tutta la parte posteriore del nostro corpo, principalmente la schiena. Ora vediamo piano piano come lavorare su questa posizione. Mettiamoci a pancia in giù, fronte appoggiato sul nostro tappetino, braccia tese, i palmi delle mani sono appoggiate giù a terra, le spalle non sono chiuse, ma anzi sono ben aperte. I piedi sono aperti tanto quanto le nostre anche e appoggiate il collo del piede giù a terra, gambe distese. Per iniziare, lavoriamo solo con le gambe, manteniamo bene la posizione della parte superiore del corpo. Inspiro, sollevo le gambe, senza divaricare i piedi tra di loro, ma mantengo sempre i piedi allineati alle nostre anche. Ginocchia tese e appoggio, inspiro, inspiro, espiro. Sempre solo dal naso, mi raccomando. Ok, ora proviamo a staccare la fronte da terra guardando sempre verso il tappetino. E continuando a staccare le gambe. Inspiro, stacco. Inspiro. Quando salgo su, faccio bene pressione sul tappetino con le mani in modo da staccare ancora di più. Andiamo. Inspiro. Inspiro, scendo. Inspiro. Inspiro. Dobbiamo sentire due forze. Una che solleva bene il petto e la testa e le gambe su, mentre una forza che spinge verso il basso, premendo bene le mani e spingendo il bacino verso il tappetino. Ora proviamo ancora un paio di volte a ripetere la stessa sequenza e poi proveremo a staccare anche le mani. E inspiro, stacco. Inspiro giù. Inspiro. 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 Inspiro, stacco anche le mani. Inspiro, appoggio. Inspiro. Inspiro. Intreccio le mani. Unisco bene i palmi delle mani, stendo le braccia, non manteniamo le mani appoggiate ai glutei, ma se non le staccate. E inspiro, stacco. E espiro, torno.
Inspiro e tengo. Per tre respiri. Espiro, rilasso. Mantengo le mani vicino al petto e da qua stendo il braccio, vado in balasana e rilasso la schiena. Ci siamo. Ok, spero che questa pillola vi sia tornata utile per capire meglio la posizione della locusta. Mi raccomando, quindi cerchiamo di perfezionarla ancora di più durante le nostre pratiche. E noi ci vediamo nelle prossime pillole. Ricordatevi che se volete sapere qualcosa di più su altre asana, scrivetemelo nei commenti, così almeno io ci metto. Lavorerò su questo, ok? Alla prossima!